La Camera del Lavoro di Bologna, alla fine del 2019, ha deciso di fare un investimento per la costruzione di una struttura permanente dedicata alla formazione sindacale, che quindi è una struttura che sia in grado di progettare, predisporre e gestire interventi formativi. Questa decisione, quindi di dare più struttura, consolidare le occasioni formative che comunque negli anni si sono sempre fatti, si basa proprio sulla consapevolezza che la formazione oggi ha un ruolo essenziale nell'apertura e sviluppo delle possibilità. È necessario, è uno strumento che è diventato sempre più necessario perché l'evoluzione dell'economia, della società, del mondo del lavoro, delle conoscenze cambia costantemente a una velocità che era impensabile fino a pochi anni fa. E questo vale anche per il nostro lavoro, il lavoro del sindacalista. È veramente difficile fermarci, come dire, a una struttura prestabilita. È necessario, come dire, costruire dei percorsi che si evolvano insieme all'evoluzione dei compagni che all'interno della nostra struttura prestano la loro attività, sia come delegati che in ruoli funzionariali o dirigenti. Quindi ci siamo immaginati un sistema di formazione che permetta l'apprendimento per tutto l'arco dell'esperienza sindacale. Tenendo in considerazione naturalmente che la formazione non può prescindere dagli obiettivi politici e organizzativi della CGIL, quindi della nostra organizzazione, e che il tempo oggi è una variabile per il lavoro che svolgiamo essenziale da tenere in considerazione. Il tempo di un sindacalista è sempre poco, i permessi sindacali sono sempre meno, quindi è indispensabile trovare la modalità per stare a fianco di lavoro e offrire strumenti di formazione in considerazione anche però della percezione di utilità e della tenuta del tempo. La formazione degli adulti, poi sappiamo, deve essere costruita in maniera tale da valorizzare l'esperienza e in questo senso è sempre, si rinnova ogni volta che si ritorna all'interno di un'aula. Noi abbiamo anche pensato che tutte le occasioni formative, sia tecniche che di ruolo che politiche, debbano anche avere degli obiettivi, quindi oltre a quelli che potremmo dire sono il titolo del corso, di coinvolgimento, di motivazione e di stimolo dell'apprendimento e dell'azione. E questo per tutte le attività che svolgiamo, perché questo è il ruolo che ci immaginiamo della formazione sindacale, un supporto all'elaborazione e all'azione sindacale. Per questo, quindi, sulla base di questi ragionamenti e quindi sulla base anche di una valutazione di quelle che sono le competenze che ci immaginiamo utili nei vari ruoli che esercitiamo, siamo delegati, RSU piuttosto che funzionari, abbiamo costruito due linee, due programmi, uno dedicato ai delegati, formazione di base, formazione di secondo e terzo livello, e una dedicata ai funzionari. In questo caso sui funzionari, con una maggiore attenzione all'evoluzione e all'aggiornamento necessario costante perché è necessario per svolgere il loro ruolo e anche utilizzando da molti anni lo facciamo questo il fondo la partecipazione ai progetti di FONCOP proprio per allargare l'area delle conoscenze e del confronto anche con percezioni che sono fuori dalla nostra organizzazione. Abbiamo molto lavoro da fare, ma lo faremo col massimo entusiasmo anche.